In nome del Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, buongiorno a tutti, ore 10.04, sto per andare davanti al San Pio per questa ennesima via, oggi venerdì 26 marzo 2021, ieri sera l'annunciazione del Signore, attacchi satanici molto forti a Caserta, però avete visto come urretto, e attacchi satanici anche ieri durante la messa. Veramente una cosa, il demonio si sta scatenando, però bisogna resistere. Cosa? Un appunto faccio ai miei soci Anna Balzani e Luciano Rosa. Allora, uno è il capitano, uno è il capo per il bene di tutti, e in Crociera Cattolica io sono il presidente. Uno, due, uno. A Luciano gli dico: tu puoi pubblicare tutto quello che vuoi sulla mia pagina, ma devi fare una scelta. O se fai parte di Crociera Cattolica, praticamente, devi seguire la storia di Crociera Cattolica, se no te ne vai con il governo del popolo. E io, il Signore stesso dice, chi non è con me, chi non è contro di me, è con me. Francesco Toscano è stata l'unica persona che mi ha la possibilità di parlare, io sono un emerito sconosciuto, praticamente, arrivare a 10.000, emerito no, praticamente no, però non è che sono molto conosciuto rispetto ad altri personaggi, e ho fatto l'intervento di 10.000 visualizzazioni. Perché devo dichiarare guerra a Toscano? Io non sono d'accordo con Fusaro, l'ho detto sempre, non sono d'accordo, però non lo dico espressamente, non lo dico, non lo voglio dire, perché Vox Italia non mi ha fatto del male, anzi mi ha fatto del bene, mi ha fatto parlare sul suo canale, a me che sono un emerito sconosciuto, il giorno di Natale, io non dimentico. E qua c'è stata la memoria corta, purtroppo è così. Anna, se non ti prendi la macchina e vieni a Benevento, io non ti faccio più venire fuori Benevento. Perché tu sei una vecchia di 60 anni, tu sei una nonna anziana, e non è possibile. Questo è un amore di figlia a madre, praticamente. Tu, se tu vuoi venire a Benevento, devi prendere la macchina. Io mo ti farò venire a Campobasso, eccezionalmente il 30, praticamente, c'era. Ma il 13 aprile, se torno a Campobasso, non, praticamente, tu non verrai. Perché non è possibile, perché il bene, l'amore, amo il proprio assoluto come te stesso. Non devo fare 10 ore, io voglio che tu ti fai meno ore possibile, come te le sei fatte a Caserta. Cioè, questo è razionalità di una persona che non ha problemi, presente, basta se stesso, mostro da solo, davanti all'ospedale, praticamente, e verrai al magazzino. Non è un problema, mi metto lì a pregare e basta. Ma è possibile, dico io. Anche la linea che sto seguendo sul canale è univoca. E non è possibile. Se non volete stare con me, perché praticamente lasciatevi con un'altra situazione. Però nel momento in cui state con me dovete fare quello che vi dico io. Per il bene di tutti. Sono il presidente io? Per cortesia, qua levate di testa, non ne voglio. Non ne voglio. Non ne voglio. Non ne voglio. Voglio gente umile e servi inutili. Il primo sono io, ok? Scusate per questo sfogo, però è importante che manca le persone, praticamente mi sentono urlare sempre i miei genitori, hanno ragione, perché devo dire sempre le stesse cose. E ho dovuto spiegare pure a mia madre stamattina queste cose. Cioè, un post di una persona, praticamente, non mi ha fatto niente di male e devo criticarla. Ma scusami, Lucia, se tu vuoi far parte del governo del popolo, benissimo, fai parte del governo del popolo, non ti associare a Crociera Cattolica. Va benissimo, basta essere chiari. Tanto sei persone, io ce la faccio a farlo. Bisogna essere chiari. Ti ringrazio che quel cellulare me l'hai regalato tu per parlare. Però non è possibile una cosa simile. Non è possibile. Dopo tutti questi anni, io mi sgolo, cosa? Perdo la voce, nessuno mi sta a sé. Nessuno, nessuno. E mi chiama proprio il Dio, perché è molto importante oggi. Siamo già nervosi da abbastanza. Allora, oggi è il venerdì di passione. Basta leggere poi il Dio. Allora, dal libro del profeta Geremia, oggi è commemorazione anche dei sette dolori della Madonna. Infatti sono in comune con lei, sempre. In quei giorni disse Geremia: o Signore, tutti quelli che ti abbandonano saranno confusi, quelli che saranno da te saranno estirpati dal paese, perché hanno abbandonato la sorgente d'acqua vivi, il Signore. Guariscimi, o Signore, sarò guarito, salvami e sarò salvato, perché tu sei il mio vanto. Ecco che essi mi dicono: che ne è della mia parola del Signore? Si compia dunque. Eppure io non ti ho sollecitato per sventura, non ho desiderato il giorno infausto, tu lo sai. Ciò che uscì dalle mie labbra è presente dinanzi a te, non essere per me di rovina, tu sei il mio rifugio nel giorno della sventura. Siano confusi i miei persecutori, non sia confuso io. Siano spaventati essi, non si è spaventato io. Fa venire su di loro il giorno della sventura, schiacciali con una distruzione completa, Signore Dio nostro. Guarda, la giustizia mi è rimessa unicamente nel Signore. Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo i gran sacerdoti si farisei donarono un consiglio contro Gesù e dicevano: che cosa possiamo fare? Questo uomo fa molti miracoli, se lo lasciamo continuare tutti creano in lui, verranno i romani e distruggeranno il nostro luogo, la nostra nazione. Vedi?
Uno di essi però, Caifa, che era sommo cioè di quello, disse loro: voi non ci capite nulla, né riflettete che nel nostro vostro interesse che un uomo solo muoia per il popolo. Lui è stato profetico, quel Caifa, un uomo solo muoia per il popolo. E non perisca nazioni intere. Infatti, per interessi politici, cosa è stato fatto fuori Gesù? Con una coalizione di demoni, di politici, esattamente come furono fatti fuori Falcone e Borsellino, come furono fatti fuori tanti servi dello Stato, servi di Cristo, cioè come sarò fatto fuori anche io. Ora, questo non lo disse a se stesso, ma essendo sommo sacerdote di quell'anno, profetò che Gesù doveva morire per la nazione, non soltanto per la nazione, ma affinché raccogliesse unità ai figli di dispersi. Da quel giorno dunque deciso di farlo morire. Gesù non si fece più vedere in pubblico fra i giudei, ma si ritorna nella regione prossima, dal deserto, una città chiamata Efraim, e là soggiornò con i suoi discepoli, perché non è arrivato ancora la sua ora, la ostibi Christi. Quindi si sta avvicinando praticamente la resa dei conti per Gesù, la resa dei conti per ciascuno di noi, sempre con il Signore, e andiamo a fare pure la resa dei conti davanti al San Pio oggi, come sempre. Ave Maria, grazie, stai con me, dica tu mulieribus, et benissimo fructus ventris tui, Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccoribus, nunc et ora mortis nostri, amen. Gianluca Martone vi saluta, e mi raccomando, ci deve essere l'ordine. Oggi non siamo più abituati, perché al capo della gerarchia ci sta un usurpatore, ma ci sta l'ordine. L'ordine ha permesso alla Chiesa Cattolica di rimanere tale per 2000 anni, quindi ci vuole l'ordine. Al vertice ci sta il capo. Poi chi non vuole associarsi a Crociata Cattolica è liberissimo di farlo. Noi non costringo nessuno, ma se vi associate ci sta un capo, e sono io, praticamente, che ho una linea univoca, univoca, univoca. Grazie, arrivederci. Ospedale San Pio di Benevento. Crociata Cattolica con i suoi manifesti: Gesù è la via, la verità e la vita, Gesù bambino che tieni in mano, Gesù che tieni in braccio il bambino appena nato, Crociata Cattolica per la regale del nostro Signore Gesù Cristo. San Pietro Pedercina, coraggio, voi combatterete, e poiché il vostro combattimento sono ancora Gesù, vincete sempre, e il nemico si dà una sua rabbia. Crociata Cattolica per la salvezza dei innocenti, l'aborto non ti evita gravidanza, l'aborto ti rende madre il bambino morto. Ecco Crociata Cattolica con il suo presidente. In nome dei Padre, Figlio e Spirito Santo, amen. Deus Signore mio intendo, Domino divandum me festina. Gloria ai Padre, Figlio e Spirito Santo. Sico in principio, nunca e sempre, di secola seculorum, amen. Nel primo mistero del dolore, nostro Signore Gesù Cristo prega nell'orto degli ulivi. Pater nostro, che es in celis, santificere nomen tuum, ad me regnum tu. Fiat uno so si cui in cielo in terra, pane nostrum, cui amis so. De nobis debia nos, sicuro se dimittimus, se nostro, nos inducas in tentazione, se libera nossa malo, amen. Ave Maria, grazie a tecum, benedica tu mulieribus, et benissimo fructus ventris tu, Gesù. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccaribus, nunc et in hora mortis nostri, amen. Ave Maria, grazie a tecum, benedica tu mulieribus, et benissimo fructus ventris tu, Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccaribus, nunc et in hora mortis nostri, amen. Ave Maria, grazie a tecum, benedica tu mulieribus, et benissimo fructus ventris tu, Gesù. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccaribus, nunc et in hora mortis nostri. Gianluca Martone, presente in Crociata Cattolica, da San Pio di Benevento, venerdì 26 marzo 2021, alla vigilia, domenica alle Palme, la settimana santa. Amen. Sempre dal San Pio di Benevento, ore 11.05, praticamente il quinto mistero del dolore del secondo rosario. Signore, voglio riparare tutti quanti i miei peccati qui davanti, tutti i peccati commessi dai miei concittadini, tutti quanti i peccati che si commettono, tutti gli aborti che si commettono nel mondo, di cui anche io sono responsabile. Come cittadino, come presidente della mia associazione, ti voglio riparare per questi peccati, e come cattolico, e ti chiedo di porre fine a questa macelleria. Per la tua infine misericordia, a nove giorni dalla Santa Pasqua. Primo mistero del dolore, nostro Signore Gesù Cristo muore in croce. Pater nostro, che es in cielo, santificato sia nomen tuo. Ad ven regnum tuum, fiat voluntas tua, ti chiedo l'intercessione di Padre Pio. Pater nostro, che es in cielo, santificato sia nomen tuo. Ad ven regnum tuum, fiat voluntas tua, sicuri in cielo e in terra. Pane nostrum, cui amis soi, dimite nobis debia nos, simul nos dimittimus abis nos. Nos inducas in tentazione, libera nossa malo, amen. Ave Maria, grazie tecum, benedica tu mulieribus, et benissimo fructus ventris tui, Santa Maria Mater Dei. Ora pro nobis peccaribus, nunc et ora mortis nostri, amen. Ave Maria, grazie tecum, benedica tu mulieribus, et benissimo fructus ventris tui, Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccaribus, nunc et ora mortis nostri, amen.
Ave Maria, grazia plena stai cum benedicat mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora per nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, grazia plena stai cum benedicat mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora per nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, grazia plena stai cum benedicat mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora per nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, grazia plena stai cum benedicat mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora per nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, grazia plena stai cum benedicat mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, grazia plena stai cum benedicat mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, grazia plena stai cum benedicat mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostria. Ave Maria, grazia plena stai cum benedicat mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostria. Gloria Padre, Figlio e Spirito Santo, siccome in principio, nunc e sempre, di secola seculorum. O Gesù mio, perdonate le nostre colpe, preservateci a fuoco dell'inferno, portate in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, a vostra infinita misericordia. San Pietro Petrelcina, ora per nobis. Maria Santissima delle Grazie, ora per nobis. Requiem aeternam est dom, lux et proprietas, requiescant in pace. Amen. Allora, secondo lo statuto di Crociata Cattolica, sono le 11:35 in attesa di Elena, praticamente. Dico praticamente davanti a San Pio il giuramento antimodernista, una volta al mese praticamente, l'ho detto le ultime volte, a Bari, a Roma a gennaio e a Bari a dicembre praticamente. Giuramento antimodernista, nel 1910 San Pio X, il grande San Pio X, obbligò oltre il credo dedicato alla cura di animo, l'insegnamento a pronunciare un giuramento in cui con la condanna di tutti gli essenziali valori modernistici della sua rivelazione e tradizione. Proprio per questo convenio della dottrina. Il detto giuramento non vuole solo disciplina, ma anche dogmatico. Anche dogmatico, e San Paolo VI l'ha tolto di mezzo. Io, Gianluca Martone, fermamente abbraccio tutte le singole le cose che ho state definite, asserite e dichiarate al magistero infallibile della Chiesa, in modo speciale quei punti di dottrina che di ritenere sono contrari ai ruoli di questo tempo. E in primo luogo professo che Dio, principio e fine di tutte le cose, può essere certamente conosciuto e perciò se ne può dimostrare esistenza, come illumina naturale la ragione, attraverso le cose create, cioè attraverso le opere visibili, la creazione come causa attraverso gli effetti. In secondo luogo ammetto e riconosco che vi sono argomenti esterni alla rivelazione, cioè dei fatti divini, specialmente miracoli e profezie, che sono come segni certissime origini divine alla religione cristiana. Ritengo che gli stessi sono del tutto adatti all'intelligenza degli uomini di tutti i tempi e anche di questo tempo. In terzo luogo credo pure e confermo fede che la Chiesa, custodia e maestra parola di verità, è stata immediatamente direttamente fondata su Cristo, vera e storica persona, quando stava tra noi, che la Chiesa stessa è stata edificata sopra Pietro, principe a gerarchia apostolica e suo successore nel tempo. Questa è la tragedia. Un usurpatore. In quarto luogo accetto sinceramente la dottrina della fede, trasmessa sempre nella stessa sentenza, nella stessa sentenza degli apostoli attraverso i padri di etta dottrina, fino a noi. Perciò respingo categoricamente eretico ritrovato la rivoluzione dei dogmi, che passano da un senso ad un altro, diverso da quello che da prima ebbe la Chiesa. Così pure con l'errore secondo il quale al divino deposito affidato alla sposa di Cristo e che essa deve custodire fede del mezzo, sostituisce un ritratto filosofico, oppure la creazione di una coscienza umana, formata gradualmente alla ricerca degli uomini e che si deve perfezionare continuamente con un progresso indefinito. Il modernismo. In quinto luogo ritengo certi essendo e professo sinceramente che la fede non c'è cieco sentire della religione che rompe dalla profondità della subcoscienza, sotto la pressione del cuore, dell'inflessione della volontà moralmente informata, ma un vero assenso dell'intelletto alla verità ricevuta dall'esterno, ascoltata per il quale, cioè crediamo che le cose dette a te sei rivelate da un Dio personale, nostro Creatore e Signore, sono vere, per l'autorità di Dio sono mente verace. Mi sottometto pure con dovuta riverenza, aderisco con tutta l'anima e tutte le condanne, dichiarazioni di prescrizione con una incirca pascendi nelle decreto lamentabili, specialmente per quanto riguarda la cosiddetta storia dei dogmi. Disapprovo l'errore di coloro che affermano che la fede proposta dalla Chiesa può ripugnare alla storia e che i dogmi cattolici nel senso in cui ora sono compresi non si possono armonizzare con le origini più vere della religione cristiana. Condanno pure e respingo la sentenza di quelli che dicono che il cristiano più istruito riveste come una doppia personalità,
Quello del credente e quello dello storico, come se fosse lo storico ritenere cose che sono in contrasto con la fede del credente, oppure porre delle premesse da cui ne consegue che i dogmi sono o falso dubbi, poiché questi non siano negati direttamente. Disapprovo pure quel metodo di studio di interpretare la Sacra Scrittura, il quale trascurata la tradizione della Chiesa, analogia della fede, norme della sede apostolica, come fanno nei seminari moderni, purtroppo, aderisce a ritrovati dei razionalisti e ritiene non meno liberamente che arbitrariamente la critica del testo come unica e suprema regola. Respingo inoltre sentenze di coro che sento che l'insegnante di storia della teologia o di chi scrive di queste materie deve prima mettere da parte opinioni preconcette, si dà origine soprannaturale alla tradizione cattolica, seguito promesso a Dio per la perenne conservazione di ogni verità rivelata. Poi devi interpretare quei soli principi della scienza scritti dai singoli padri, e oggi la scienza domina, esclusa ogni sacra autorità, e con quella libertà di giudizio con cui si sta di studiare i documenti profani. Mi professo, poi completare il strano errore secondo il quale i modernisti sostengono che non vi è nulla di divino nella sacra tradizione, oppure il che peggio lo ammettono in senso panteistico, bergoglio, così che null'altro rimanga se non il solo e semplice fatto, equiparabile ai comuni fatti storici di uomini, che con la loro abilità, capacità e ingegno continuato attraverso successive tale la scuola iniziata da Cristo e dai suoi apostoli. Perciò tengo fermissimamente la fede dei padri, la riterrò fino all'estremo respiro, riguardo il certo carisma della verità, che è, che fu, che sarà sempre nella successione degli episcopati degli apostoli, affinché non si tenga ciò che possa sembrare migliore e più opportuno secondo la cultura ogni tempo, ma affinché non si veda mai diversamente, per si comprenda l'assoluta immutabile verità predicata fin dall'inizio per mezzo degli apostoli, lo ripeto, affinché non si veda mai diversamente, si comprenda l'assoluta immutabile verità predicata fin dall'inizio per mezzo degli apostoli, innanzitutto con la messa cattolica di sempre. Prometto di mantenere tutte queste cose fedelmente, chiaramente, sinceramente, di custodirle inevitabilmente, non deflettendo da esse, sia nell'insegnamento, sia poi negli scritti. Lo prometto, lo giuro, e Dio mi aiuti a quello santo divino Vangelo. Quindi, crociata cattolica per il giuramento antimodernista del grande San Pio X. Amen. Dopo aver fatto il giuramento antimodernista, voglio pregare l'atto di riparazione al Sacratissimo Cuore di Gesù nel giorno dedicato alle 6-7 ore della Madonna, e vi invito a farlo naturalmente anche a casa, praticamente, anche perché sto qui solo praticamente come l'ennesima volta, però il presidente basta se stesso. Nel nome del Padre, Figlio, Spirito Santo, amen. Gesù dolcissimo, il cui immenso amore per gli uomini viene condannato in gratitudine e ripagato di obbligi, di trascuratezza e di disprezzo, ecco che noi prossimi dinanzi ai tuoi altari intendiamo ripare con particolare attestazione di onore una così indegna freddezza e le ingiurie con le quali ogni parte viene da ferire ogni uomo l'amantissimo tuo cuore. Ricordo però che a noi pure altre volte ci macchiamo di tanta indignità e provando vivissimo dolore imploriamo anzitutto per noi la tua misericordia, prendendo a riparare con volontà e espiazione non solo i peccati commessi a noi, quello che sto facendo io davanti, ma anche quelli di coloro che erano lontano dalla via della salute o ricusano di seguire te come pastore e guida ostinandosi in ora in fedeltà o calpestando le promesse del battesimo hanno scosso il suavissimo gioco della tua legge. E mentre intendiamo espiare tutti il cumulo di sì deplorevoli delitti, in primis questo, l'aborto, ci permette di pregare ciascuno in particolare, ma essere il brutture della vita e dell'abbigliamento, tante insidie tese dalla corruttela alle anime innocenti, la profanazione dei giorni festivi, le ingiurie se grandi scade con te i tuoi santi, gli insulti lanciati con il tuo vicario l'ordine cerale quando era cattolico, le negligenze e gli orribili sacrileggi onde profanato lo stesso sacramento dell'amore divino. E infine le colpe pubbliche in azione, questa è la colpa pubblica, gli assassini che vengono, gli omicidi che vengono commessi qui in essenza sono indifferenza generale, anche oggi boicottato dai mass media come sempre praticamente, hanno scavato la fossa attorno a Gianluca Martone a crociata cattolica, però la stessa cosa che fece il giudei con Cristo. E infine le colpe pubbliche in azione, questi sono i diritti del magistero della Chiesa dei fondati, in primo tutto il diritto alla vita, questo è il logo di crociata cattolica. O potessimo noi lavare con il nostro sangue questi affronti, intanto come riparazione divino conculcato noi ti presentiamo a comandalo con l'espiazione della Vergine domani di tutti i santi dell'anime pie, quella soddisfazione che tu stesso un giorno offri sulla croce al Padre e che ogni giorno rinnovi sugli altari, promettendo con tutto il cuore di voler riparare per quando sarai in noi colpito dalla tua grazia i peccati commessi da noi e dagli altri, e l'indifferenza verso sì grande amore, con la fermezza, la fede, l'innocenza e la vita, l'osservanza perfetta della fede, legge evangelica, specialmente la carità. Io sto da solo perché tutti quanti si sentono perfetti, si sentono dei. Questo è il problema. E non c'è umiltà.
e di impedire inoltre con tutte le nostre forze le ingiurie contro di te, di attrarre quante più potremo a tuo seguito. A cui te ne preghiamo, benignissimo Gesù, per intercessione della Beata Vergine Maria Riparatrice, questo volontario seguito di riparazione, e conservici fedelissima tua obbedienza nel tuo suo servizio fino alla morte, col gran dono della perseveranza, merce il quale possiamo tutti un giorno pervenire a quella patria dove tu col Padre e con lo Spirito Santo vivi e regni Dio per tutti i secoli dei secoli, e così sia. Il grande Pio XI, l'autore della Monterum Animos e della Casti Connubi. Ave Maria, grazie a te, con benedica tu mulieribus, et benissimo fructus ventris tui, Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et ora mortis nostri, ame. È quasi mezzogiorno di venerdì 26 marzo davanti al San Pio, in un contesto di morte e di totale silenzio della morte. Amen. Dove c'è solamente croce da cattolica con il suo grande presidente a portare la luce della vita. Amen. Ho appena finito la Via Crucis di Sant'Alfonso. Come vedete, il presidente basta a se stesso per riparare cose. Purtroppo molti non hanno ancora capito che bisogna essere umili qui davanti per venire qui davanti, e bisogna avere una formazione di fede. Invece c'è troppo protagonismo attorno a me. Purtroppo questo è grave. Non riesco a spaccare essere persone. Comunque ci penserà il Padre Eterno. Speriamo io, perciò non volevo fare il passo del... però è stato costretto perché, per esempio, oggi non potevo venire a pregare se non c'era l'accettazione, perché non si può uscire di casa in zona rossa. Stava la Madre Dolorosa, Stabat Mater, stava la Madre Dolorosa presso la croce lacrimosa da cui pendeva il figlio, la cui anima gemente, contristata e dolente, trapassò una spada. O quanto triste e afflitta fu quella benedetta madre unigenita, piangeva e si doleva la pia madre mentre vedeva le pene l'inquieto figlio. Chi mai non piangerebbe se vedesse la Madre del Cristo in tal supplizio? Chi non si contristerebbe nel contemplare la madre soffrire con il figlio? Per i peccati del popolo suo vide Gesù fra i tormenti e flagellato. Vedi il suo dolce figlio morale e desolato sarà lo spirito per i peccati di ciascuno di noi, innanzitutto per i miei. O madre fonte d'amore, fammi sentire la forza d'ore perché io pianga. Fa che ardi il mio cuore l'amor di Cristo Dio onde a lui piaccia. Santa madre, fatti imprimere le piaghe del crocifisso nel profondo del mio cuore. Innanzitutto questo. Vedete? Questa. Del tuo figlio ferito creando per me segno patire, fa che con Dio le pene, fa che te copiamente combattendo Gesù finché io viva. Stare presso la croce unita a te in pianti, o bramo, perché la Vergine Vergine non mi rigettare, fa che te che io pianga, fa che partecipi alla morte di Cristo con Dio la sua passione, veri le sue piaghe, veri le sue piaghe. La piaga innanzitutto è questa. Che Dio si è ferito a piegare inebriato la croce del sangue del figlio, perché non arda nell'inferno, difendimi, o Vergine, e Dio e giudizi. O Cristo, quando dovrò partire a terra per la madre tua, fa che giunga la palma della vittoria. Quando il mio cuore morrà dall'anima mia in sorte, la gloria del cielo, e così sia. E preghiera durata oggi e sono i sette dolori della Madonna, Regina dei Martiri. Siamo Regina dei Martiri, in una spada di dolore vi trapassò l'anima, e che solo spiriti di consolazione può sostenervi e fortificare mentre la morte di vostro figlio. Soprattutto che se voi seguite il Calvario, tutta la vostra vita con voi Gesù fu un lungo martirio, ciò avvenne perché dovete compiere per essere redentori in unione con lui per la nostra salvezza, e loro che la nostra prima madre va con voi per la nostra caduta. Vediamo anche che a voi sotto la croce venne affidata la Santa Chiesa, per continuasse il vostro dolore e il vostro spasmo, e portasse così a comando l'opera di redenzione di vostro figlio Santissimo, per la Chiesa militante. Io sono la Chiesa militante in questo momento, indegnamente, di cui siete madri, pecchiamo perché viene di pregio e vince esterni, interni e esterni, perché voi regini tutti i martiri per sostenere totale il martirio cruento e incruento, di cuore che per confessare fede cattolica e per essere fede unica vera Chiesa di Cristo, con questo supremo sacrificio della vita, o comunque a partire ogni sorta di impedimento e sofferenza, o legittima e doverosa opera apostolata, questa è legittima e doverosa opera apostolata, perché infine conceda a noi la grazia sempre di tante fede della vostra Chiesa cattolica per il trionfo del regno sociale di nostro Signore Gesù Cristo, sociale cattolica per la regalità di nostro Signore Gesù Cristo. Vostro figlio nostro Signore che con voi regna nei secoli dei secoli, amen. Regina Martire numero pro nobis, innanzitutto Cristo deve regnare nei nostri cuori. E poi concludo queste preghiere con la preghiera a Cristo Re, Re di Crociata Cattolica. O Cristo Gesù, vi conosco per unire l'universo, tutto ciò che è stato fatto fu creato per voi. Esercito dunque su di me tutti i vostri diritti, innanzitutto di diritto alla vita. Rinnova le prime sei battesimo del Santo, la sua divinità e le sue opere, e vi promette di vivere a buon cristiano. In pari impegno di farti triunfare con tutte le mie forze, diritti di Dio e della vostra Chiesa. Divino cuore Gesù, vi offro le mie orazioni per ottenere che tutti i cuori riconoscono la vostra regalità sacra. La vostra regalità sacra, affinché così tutto il mondo si stabilisca il regno della vostra pace, e così sì, tutti i cuori. Magari ce ne fosse soltanto uno che si converte. Gesù, recende tutti i cuori per vendere il tuo regno, donaci la pace. Amen.
Pater Noster, che es in cielo santificato nomen tu, advene regnum tu, fiat tu sicut in cielo in terra, pane nostrum, come io mi so, dimite nobis debia nostra, sicut nos dimittimus ab nostris, sunt ducas in denazione, si libera nostra malo, a mezzogiorno e cinque, mi dico l'Angelus, amen. Mi dico l'Angelus, Angelus Dominus et Maria, concepit Spirito Santo. Ave Maria, gratias tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri, ecce cilia Domini, fiat mi secundo verbum tuum. Ave Maria, gratias tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri, amen. E verbo caro factum est, David nobis. Ave Maria, gratias tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri, amen. Ora pro nobis, Madre Genetrix, un digni efficiente promissimis Christi. Oremus. Grazie, degni di, prego in italiano per farvi capire le preghiere, degni di Signore, la tua grazia in anime nostre, affinché come per l'annunzio dell'angelo, la festa di ieri, la grande sogna di ieri, abbiamo riconosciuto l'incarnazione di Cristo tuo figlio, così per la sua passione e croce raggiungiamo la gloria della resurrezione, per Cristo nostro Signore, amen. Gloria ai Padre, Figlio e Spirito Santo, sì come in principio, nunca e sempre, di secola, secolorum. Gloria ai Padre, Figlio e Spirito Santo, sì come in principio, nunca e sempre, di secola, secolorum. Gloria ai Padre, Figlio e Spirito Santo, sì come in principio, nunca e sempre, di secola, secolorum, amen. E affinché i bambini concepiti nel grembo di loro madre, nessun bambino faccia questa fine. Come nacque Gesù per la nostra salvezza, che tutti i bambini possono nascere, non ci sia più un aborto in quell'ospedale. Ne ho fondati due, grazie a Dio, e sicuramente affonderanno anche altri, perché la preghiera è sempre al Signore, innanzitutto per la salvezza della mia anima e per la salvezza di tutte le anime delle città che sto assediando. Amen. Allora, ho appena concluso la veglia di preghiera, sono 13:45, ho parlato al telefono con Anna, vi lascio immaginare il discorso con Luciano. Io sto andando una cosa comunque, qua ci sono troppi protagonismi. La parola chiave per capire Crociata Cattolica è umiltà, umiltà, umiltà. Oggi mi è dispiaciuto che Anna non è venuta, vabbè, ha detto rimedierò praticamente, però per il lavoro, se cosa c'è, ma al di là di questo praticamente, io sono andato troppo protagonismo. Io video che vi ho avvertito, prima è il 25 maggio, voglio saperlo prima, perché è un impegno serio, e soprattutto è un impegno per la propria santificazione personale, proprio un'imitazione, non è che mi fa un piacere a me, perché il presidente basta da solo, sono bastato da solo per 5 anni, io andrò avanti, perché praticamente il Signore mi sostiene in modo incredibile, ma per voi, per voi, per ciascuno di voi, e soprattutto per farvi capire, grazie a questa azione che rappresenta, che non è bello stare da solo, proprio città da solo, perché ci sono le regole, vedete qua che avviso che ho dovuto mandare, che era impossibile anche farla, anche nella mia città la piglia oggi, Alla questione di Benevento, ufficio del gabinetto, obbligazione di PCM presente conto il 4 novembre, in vigore dal giorno 6 novembre. E confermo tutte le divisioni delle regioni in tre zone, già la arancione e rossa, lo stesso di PCM il 4 dicembre. E dopo che per prima regione è stata confermata la zona rossa, come espressione già l'articolo 2.2 del DPCM 4.9 presidente Conte, confermato lo stesso DPCM 4.10 anche al DPCM del 16 gennaio 2021 e anche al DPCM presidente Draghi del 6 marzo 2020, sottoscritto Martone Gianluca, in guai di giornalista e mezzogiorno quotidiano, e di fondare proprio di presidente dell'Associazione Crociata Cattolica per la regalia del nostro Signore Gesù Cristo, riconosciuto dalla Cesa di Benedetto 23/9/2019, ancora non ci sarà la gestione 3 per la regalia emergenza pandemica in atto, e ringrazio Dio, no, perché qua ci sarebbero state molte defezioni, già, appena cominciate, perché troppe cape gloriose. Non c'è umiltà purtroppo. Nonostante così, l'Ovelare è già riconosciuto come associazione di volontari australiani in conformità all'articolo 19 della Costituzione, quartice del TUP, sarà anche l'articolo 2 della dell'associazione medesima, che sancisce come attività principale la sede di cui sono il presidente. In parte l'associazione si promuove titolare nel segno del valore della vita umana, in quanto sacra, perché comporta azione che dice di Dio, alla quale partecipa responsabilmente l'uomo e la donna nel matrimonio, inviolabile perché la persona a cui Dio ha fatto donare la vita esige il rispetto assoluto e incondizionato dal primo all'ultimo e sana sussistenza. Anche l'articolo 9, che sancisce il presidente rappresenta legalmente la situazione da poi interna in quelle esterne, la formalità in giudizio, e comunità che le impegnano verso l'esterno.
in primis questo. Rispetto alla distanza sociale, anche l'articolo dice il DPCM presidente Draghi, del 6 marzo 2022, che sancisce la soluzione delle manifestazioni pubbliche e consensuato in forma stati a condizione che nel corso di essere osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, come ho fatto nel rispetto delle prescrizioni imposte dal consenso dell'articolo 18 del testo unico di legge di pubblica sicurezza, di cui legge 18 giugno 1973, e attuando attività in comune del mio comune di Benevento, la regione di Camera, colore in zona rossa, come espressione in genere dell'articolo 40, comma primo, di PCM come Benevento, che sancisce deviare la disposizione di uscita dai territori di quel comma primo, non guadagnare i medesimi territori, non salvo che per spostamenti motivati da convergenze lavorative o se ce ne sono per motivi di salute. Cioè praticamente io non potevo uscire fuori di casa per fare questa iniziativa, se non era praticamente per associazione, e questo deve essere chiaro. Cioè praticamente senza associazione non potevo uscire fuori di casa per fare l'associazione, neanche a casa mia. Dato che l'attività mi sembra oggetto di sospensione non sostribile al mio comune, e sostribile al mio comune, come mi ha dimostrato, e dove il consolo di diversi esponenti delle forze dell'ordine, sempre da rispetto alla legge, come se ne ho fatto, tenendo presente anche al circolare di Vimeo, giorno 7 novembre, dicendo che l'angolamento a quale procedere di ordine ragione, anche qui in area rossa, l'eliminazione mobile non si riflette sull'esercizio attivo consigli in base ad altre disposizioni prevedendo non espressione oggetto di restrizione in forza specifica di disposizione dell'articolo 3. La partecipazione a manifestazioni pubbliche se perciò riguarda in questo dato l'articolo 1,9 lettera I, articolo 19 di PCM presentare sostanza dei conveni precedenti sociali delle stesse eliminazioni anti-Covid vindicate, e quindi praticamente ho fatto la preghiera contro l'opera di mezzo 2023-2021 nel clima di morte mia città, dalle 10:30 alle ore 13. Quindi per farvi capire che non potevo fare nulla praticamente, se tutti quanti dicono bravo, bravo, e passa la dottoressa, la mia dentista, Roberto mi dice ti seguo, bravo Gianluca, mica si è fermato a dire un'Ave Maria con me, mica è un reato praticamente dire un'Ave Maria con questo talebano desaltato, vedi? L'ignavia delle persone, come Gesù sarà accolto fra 2 giorni, tutti quanti lo sanno e l'atto di dire, e poi le stesse persone dopo 5 giorni lo mandarono in croce praticamente. Questo praticamente attenderà anche a Gianluca Martone, purtroppo è così. Quindi non è Maria, io ho fatto quello che mi ha dato innanzitutto per riparare i miei peccati che hanno causato questi orrori, che causano queste cose, perché i peccati di ciascuno, innanzitutto i miei, e ringrazio Dio che mi sta la possibilità di riparare i miei peccati davanti agli ospedali, innanzitutto davanti al San Pio, cioè all'ospedale della mia città, che poi non vengono le persone, male a loro, malissimo a loro, che hanno perso una grande occasione di santificazione, ma se uno vuole venirci deve venire come socio, come associato, in umiltà, mortificazione e riparazione dei propri peccati, dei propri, e sono una grande possibilità di santificazione. Il mio amico Don Giuseppe Pezzi mi disse: falla bene quest'opera perché è l'unica opera che ti salverà l'anima, e penso che ci sto mettendo l'anima per farla bene anche nel deserto totale, soprattutto perché ho fatto un'associazione nel deserto. Ai Maria, grazie, non stai con benedica tu mulieribus, et benissimo fructus ventris di Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccoribus, nunc et ora mortis nostra, nella sala mortuaria del San Pio. Vi saluto e vi auguro una buona giornata e buona santa conversione a 2 giorni dalla Santa Domenica delle Palme, che questa Pasqua veramente, che si può andare in chiesa a differenza dell'anno scorso, vi porti a conversione. Amen.